Ok, Valentina, tu conosci bene questo posto ed è qui che si tirano le conclusioni. Sean, Yes. chiamato anche lo Schumacher del ciuffo, di questo Mamma ciuffo che è un po' una parabolica. carissima, sempre un piacere Anche vederti. per me. Non per mettere zizzania, ma un secondo fa mi ha detto: Dio, devo rivedere Sean. Ha detto Buon così. lavoro, ciao! Valentina, perché ci diamo la mano? È un saluto. È un saluto, però anche questo è un saluto per gli eschimesi. Perché è un saluto per gli italiani. No, non solo per gli italiani, è una Sì. convenzione quella di dare la mano. Ma perché la mano? E perché la mano destra? E perché non salutare così? Noi diamo la mano a qualcuno per dire che veniamo in pace. È la mano vuota, la mano che non porta armi. Ma perché la mano destra? Perché era la mano in cui tenevamo la spada. Avanti, combatti, da uomo. Forza! Forza! Combatti! Allora! Come c'hai paura? Un vero uomo non ha mai paura! Non aspettare che abbasso lo scudo! Allora, avanti, forza! Ah, tu hai paura di fare male a me! Aspetta, il mio scopo è tirare fuori l'uomo che c'è in te. L'uomo che c'è in te è l'aggressività, è il desiderio di vincere, è il desiderio di supremazia. Valentina non ha più molto tempo per entrare nella parte. Il giorno dell'esperimento si avvicina. Stivaletti cura gli ultimi dettagli. Questa volta per i capelli, invece di una semplice parrucca, usa la tecnica dell'impilaggio per ottenere un effetto più realistico. Insomma, cuce i capelli a uno. Anche Luigi, complice del nostro esperimento, si è dato da fare. Valentina affronterà una gara molto impegnativa. Non rimane che annunciargliela. Oh, Valentina, ma che differenza fa? Ciao. Bentornata. Come stai? Tutto Benissimo. a posto? Allora posso andare dritto dritto dove devo andare. Perché io ti ho chiamato per dirti quale sarà la tua missione domani. Tu conosci Vallelunga, dove tu di solito Certamente. fai le tue gare automobilistiche, conosci tutti i piloti che frequentano Vallelunga, ti conoscono come Valentina, ma Sì. non ti conoscono come hai deciso il nome da pilota maschile? Fabio. Ti vuoi chiamare Fabio? Beh, Fabio domani affronterà una gara di inseguimento a cronometro, con tanto di ufficiale di gara regolare. Ah, ok. Sarete quattro piloti, su macchine però che tu non hai mai usato. Tu farai di tutto per vincere, giusto? Certamente. Però c'è anche la possibilità che tu perda. Sei Va bene. pronta? Prontissima. Non hai altre domande da fare? Nessuna. Non è un duello ad armi pari. Ma perdo sicuro, ma te lo dico, te lo scrivo qui, te lo sottoscrivo perché non è assolutamente una sfida alla pari. E non mi piace, insomma, non è una cosa corretta nei miei confronti. Sono campioni. Va bene. Sì, ma già partiamo che mi girano un po', capito? Quindi partiamo male. Valentina, pilota, si sta trasformando in un uomo. Vuole dimostrare che in pista il sesso non conta e smentire i pregiudizi sulle donne al volante. Frankenstein le insegna così a comportarsi da maschio e intanto organizza all'autodromo di Vallelunga una gara che la metterà a dura prova. Valentina è pronta. Oggi vivrà la sua giornata da uomo. Stivaletti e il suo staff l'aspettano all'autodromo di Vallelunga. Siamo nello staff di Italia 1. Già mi viene da ridere adesso così. Figurati dopo. Che è qua? Pronta? Sì, diciamo di sì, dai. Let's do it.
Yes, sir. Yo. On and on, and the temperature's warm, and I spit heat flashes, niggas getting nauseous. Should I mention the fact the transition is the track? No incision to the vision just to get me where I'm at? Wait, boy, P. Ladies and gentlemen! Allora, riepilogando, stai fortunatamente per andare a fare questa gara a inseguimento cronometrata. Chiedo a Valentina di essere arrogante e antipatica, insomma, di tirarsela un po'. Voglio da lei e dagli altri concorrenti il massimo della competitività. Ci siamo? 1, 2, 3, in bocca al mostro! Valentina non conosce la macchina sulla quale deve correre, quindi ha diritto a un giro di prova in pista. Bene, Valentina ha preso dimestichezza col mezzo e ora, insieme agli altri piloti, partecipa al briefing che precede la gara. Bene ragazzi, da questo momento dichiaro aperta la manifestazione. Siete tutti e quattro dei piloti professionisti, quindi vi prego, visto che avete tutti e quattro voglia di vincere, di rispettare gli ufficiali di gara. In bocca al lupo! Sempre al lupo! I quattro piloti si sfideranno in una gara a cronometro, correndo due per volta. Per non intralciarsi, le due macchine partiranno dai due punti opposti della pista. Vince il pilota che realizzerà il miglior tempo sul giro. Le prime due macchine al via saranno quelle di Filippo e di Alan. Gliela date una spinta al ragazzino per farlo partire? Brava Vale, brava Vale. Eccoci. Bene, ecco, il primo giro fatto. No? Quasi fatto il primo giro e quindi avremo un parziale del loro primo giro. Buttato una gallina in mezzo alla strada, qualcosa. Si può? Attenzione perché stanno per arrivare. La prima sfida ha visto prevalere Filippo con il tempo di 2 minuti, 3 secondi e 2 decimi. Dietro Alan con 2 minuti, 5 secondi e 2 decimi. Che bravo che sei, fatto, quante cose sai. Sai, io con i motori. Oh, il pedale del gas è quello a destra. Ma ti preoccupare. Si prepara la seconda coppia di macchine. Alla guida Valentina e Alberto. Fabio, il numero della tua licenza, te lo ricordi? Sì, c'ho la licenza di caccia per venire a prendere tutti i piccioni come voi. Certo che se chiacchiera quanto guida, questo è un fenomeno. Aspetta, no? A parte che sgasa come un garagista. Sta per partire la gara. Si controllano i tempi. Valentina ha realizzato quello migliore. 2 minuti e 7 decimi. Ha vinto! Yeah! Addirittura! Bene, invece premiamo il primo classificato. Fabio! Sono quasi emozionato. Io non sono normalmente così antipatico, anzi, loro sono
tra i miei più cari amici. E non solo, ma sono stati tra quelli che da sempre hanno creduto in me. Ma che sta Dio? Ma cos'è sta roba? Ma che? La Valentina. Ma chi? Cristina, sei fa anche Dio. La Valentina. Tanto vi voglio bene. Brava. Salve, noi siamo il Gian Todd e il Fabio Briatore dei Poveri. Brava Valentina. Posso dire che mi sono tolta una bella soddisfazione, ma preferisco dire a lunga essere donna come al solito.